8 marzo 2015, Gianni Colacione presenta questo evento Arte e Bellezza organizzato da Il Cantiere. Siamo in compagnia di Silvana Campisi, che già abbiamo intervistato, e sarà presente qui appunto questa importante kermesse, così possiamo dire, sull'arte e la bellezza organizzata dal Cantiere, la seconda edizione, e parlano di due ambiti, per due diversi ambiti che si incrociano. E le chiediamo subito di spiegarci di che si tratta. Allora, con molta gioia ho accettato di venire a parlare qua, sia per il cantiere di cui faccio parte, sia in particolare per Camilla e Pierpaolo, di cui sono molto amica. Io parlo sia come presidente di Progetto Donne del Mediterraneo, che è questa associazione che si rivolge allo sviluppo del territorio del Mediterraneo tramite le donne, quindi mai come oggi 8 febbraio, 8 marzo è adatta, però io devo dire che in occasione dell'8 marzo, ecco, il nostro impegno non è di festa o di festeggiamento, ma di promuovere pragmaticamente alcuni progetti. E in questa occasione, alcuni anni fa, abbiamo ottenuto una delibera del Comune di Roma, che ci ha permesso, proprio parlando della bellezza, ci ha permesso di togliere i cartelloni che offendevano l'immagine femminile, della bellezza femminile, firmando all'unanimità una delibera contro il degrado dell'immagine femminile attraverso i media comunali. E quindi questa è la nostra maniera di presentarci come progetti. E poi abbiamo sempre parlato della bellezza, di modelli femminili, che cos'è il nuovo modello femminile. Questo si interseca col mio lavoro, che è responsabile. Io sono responsabile di un centro di cellule staminali, in particolare di un centro di riparazione e rigenerazione dei tessuti. E adesso questa nostra società, che va invecchiando sempre di più, da un lato la vita media aumenta, dall'altro diminuiscono quello che è a disposizione del nostro corpo per il ricambio, diciamo così. Allora noi aiutiamo questo ricambio rigenerando tramite dei reservoir che sono nel nostro corpo, che sono delle cellule rigeneratrici, che tramite i nostri pezzetti e frustoli di tessuto oppure altri trattamenti, riusciamo a ricostruire quell'immagine che noi abbiamo di noi stessi, di giovane, ma anche la funzionalità sia estetica, l'immagine di bellezza, sia la funzionalità dei tessuti e quindi poi degli organi, tutto. Grazie Silvana Campisi.